La società Socar Polymer è stata fondata il 16 luglio 2013 con lo scopo di sviluppare l'industria chimica dell'Azerbaigian attraverso la realizzazione del progetto Socar Polymer del valore di circa 800 milioni di dollari. Gli stabilimenti Socar Polymer produrranno 184.000 tonnellate di PP e 120.000 tonnellate di HDPE all'anno. La vasta area di 30 ettari dove sono costruiti gli impianti è stato il territorio dell'ex impianto di sintesi organica visitato più volte dal leader nazionale Heydar Aliyev. Il presidente infatti ha dedicato molta attenzione allo sviluppo dell'industria petrolchimica. Il vecchio impianto di sintesi organica è stato demolito per lasciare il posto ai moderni impianti di Socar Polymer, la prima pietra dei quali è stata posata dal presidente Ilham Aliyev nell'ottobre 2015. L'appaltatore EPC per il progetto Socar Polymer è la società Maire Technimont. In epoca sovietica le aziende italiane fornivano sistemi automatizzati di controllo industriale, macchine per il confezionamento e linee di produzione per gli stabilimenti chimici di Sumgait. Nel nuovo millennio le aziende italiane hanno continuato a cooperare con l'Azerbaigian, ora indipendente, intraprendendo attività di EPC e di ammodernamento. Forte dei solidi legami diplomatici e dell'amicizia tra i due paesi, la cooperazione industriale tra l'Azerbaigian e l'Italia promette il raggiungimento di risultati ambiziosi e condivisi nei progetti in corso di attivazione. La società Socar Polymer è stata pioniera in molti ambiti. È stata, infatti, la prima nel settore petrolchimico ad aver creato un forte partenariato pubblico-privato. La prima ad avere applicato con successo il concetto di project financing, con un prestito a ricorso limitato. La prima a produrre polipropilene e HDPE in Azerbaigian. I ricavi stimati dal progetto saranno di circa 6,3 miliardi di dollari, di cui il 30% sarà l'utile netto. Le stime suggeriscono che 400 milioni di dollari di imposta sul reddito delle società, così come 460 milioni di dollari di imposta sul valore aggiunto, saranno pagati al bilancio dello Stato nel periodo di attività dell'impianto. Con la domanda interna pienamente soddisfatta, il 75% dei prodotti verrà esportato, principalmente in Turchia e in Europa. Questo con l'obiettivo di ridurre le importazioni e diversificare le esportazioni. La produzione contribuirà alla crescita del PIL della Repubblica. Nel picco delle attività in cantiere, oltre 3.000 lavoratori sono stati coinvolti e sono state raggiunte più di 17 milioni di ore uomo prive di infortuni sul lavoro, dimostrando la qualità delle attività HSE. Per minimizzare l'impatto ambientale e sociale, il progetto è stato eseguito in conformità degli Equator Principles, riconosciuti internazionalmente dalle Golder Associates. Sulla base della tecnologia di produzione concessa in licenza da LyondellBasell e INEOS, gli stabilimenti Socar Polymer potranno soddisfare i più elevati standard di qualità internazionali. Gli stabilimenti Socar Polymer produrranno 19 tipi di polipropilene e 12 tipi di polietilene ad alta densità. Usando questi polimeri come materia prima per la produzione di prodotti finiti, molte piccole e medie imprese potranno sinergicamente appoggiarsi e svilupparsi attorno agli stabilimenti di Socar Polymer. La lista dei potenziali clienti di Socar Polymer comprende già un certo numero di aziende locali. Per aumentare le conoscenze e le capacità del proprio personale, Socar Polymer ha investito strategicamente in 28.000 ore uomo di formazione, sia onshore che offshore, in più di 10 paesi. Socar Polymer ha implementato il suo programma di tirocini estivi ogni anno dal 2016. Negli ultimi 3 anni, oltre 60 stagisti sono stati selezionati attraverso lo screening di circa 2.600 domande, di cui 35 successivamente impiegati dalla società Socar Polymer. Ispirando i giovani è l'iniziativa educativa di Socar Polymer, mirata a suscitare l'interesse degli studenti nei confronti della chimica. Socar Polymer è impegnata a coltivare una nuova generazione di specialisti per l'industria petrolchimica.